Amici di Lario Sport, buonasera, ben ritrovati. Puntata Slim questo lunedì di Bar Lario Sport, perché come tutti ben sapete non si è giocato nell'ultimo fine settimana, i campionati dilettanti in tutta la Lombardia sono stati sospesi e rinviati, non a data da destinarsi perché adesso abbiamo la data, vero Luca Binda che saluto qui con me. Oggi non abbiamo ospiti perché sarà una puntata molto più corta. Daremo appunto alcune informazioni per quanto riguarda i recuperi e per quanto riguarda anche i diversi impegni che mercoledì e giovedì attendono molte squadre comasche. E poi chiuderemo questa puntata di Bar Lario Sport con le ultimissime sulla Lario Social Cup. Dicevamo, non si è giocato nei dilettanti, non ha giocato neanche il Calcio Como, non ha purtroppo giocato neanche la Serie A, i campionati maggiori per la tragica scomparsa del capitano Fiorentina Astori. E però purtroppo, come si dice, per fortuna Un si weekend va a veramente particolare, recuperare. È stato, calcistico, in un sì, modo o in un nell'altro, modo o però. nell'altro è stato veramente un particolare. Guardiamo avanti perché già stasera si ricomincia a giocare, perché questa infatti è una notizia poi del giorno di ieri, ma che diamo quasi, non dico in anteprima, ma l'abbiamo scritta sulla provincia di oggi, l'abbiamo Capitan ricordato sul nostro Ambrese. portale, perché stasera la Ponte Lambrese recupera, scende già in campo, recupera la gara rinviata ieri con tutte le altre. Alle 20:30 al centro sportivo di Lambrone, la capolista del girone B di promozione Ponte Lambrese ospita la Colico d'Erviese, quindi il campo era reso agibile anche perché si è allenato il Como Sono e agibili cioè, quasi tutti, ecco, adesso. ormai sono agibili quasi tutti. E, prima di vedere però, quindi beh, Ponte Lambrese Colico d'Erviese, recupero importante di promozione B. Prima di andare a vedere gli altri appuntamenti della settimana, abbiamo Luca, facciamo il punto sulle date dei recuperi che la Federazione, il Comitato Comitato Regionale Regionale. Lombardia oggi ha comunicato, ha dato le prime indicazioni. Tra i gironi di eccellenza giocheranno il 14 marzo, anche se c'è una postilla relativa al Mariano, perché non giocherà il 14 marzo, non giocherà il 2 aprile perché sarà impegnato nella partita di Coppa Italia di eccellenza. La gara del Mariano Mariano contro la sul Casale Tesoro Morone Casale. giocherà il giorno di Pasquetta, il 2 aprile. Promozione Esatto. invece giocheranno tutti i gironi lombardi il 2 di aprile, per appunto Pasquetta, tranne il girone A, che vede Quello a Campo 17 Guazzatese Coppa squadre. Pecchetto, che avendo già un turno infrasettimanale il 2 di aprile giocherà il 21 marzo. Stesso identico discorso per la prima categoria, 2 aprile, tranne il girone B, 21 Esatto. marzo. Anche il girone B di prima, quindi il 21 marzo, 21 quindi marzo. infrasettimanale. Per quanto riguarda invece i campionati provinciali, quindi seconda e Abbiamo aspettato. terza, dobbiamo aspettare probabilmente sul comunicato di giovedì, anche se nei giorni scorsi il delegato provinciale Donato Finelli ci ha fatto sapere che l'idea è quella di recuperare infrasettimanalmente ad aprile, quando poi sarà già cambiata l'ora, chi ha le luci alle 20:30, chi non le ha nel tipo Tardo 18, 18 e pomeriggio. 30 nel tardo Ci sono un paio pomeriggio. di piccole notizie anche però a livello provinciale, Sì. perché si gioca Valsoldese Aurora giovedì sera in seconda H, confermato alle 21, e poi si dovrebbe giocare Oggiatese Olympic Lurago di terza categoria, che era una partita in programma domenica. In programma era la giornata di domenica, rinviata poi Era già in già in posticipo. anticipo per un problema di campo a martedì. Questo martedì, quindi domani, si dovrebbe giocare, anche se il campo non è ancora in perfette condizioni, si deciderà all'ultimo. È vero, abbiamo monitorato un po' la situazione. Oggi, insomma, la pioggia, le alte temperature dovrebbero anche far tornare ai campi non ancora Diciamo agibili a che per certi breve. versi la decisione è stata presa, è stata giusta, perché ha nevicato tanto fino a sabato, per stare un po' una Quindi beffa, forse perché già ieri secondo me molte non si partite poteva non si potevano giocare, anche giocare. però dopo Giustamente poi sabato ci mattina sta. nevicava ancora. Però appunto stasera la Ponte Lambrese in campo, ma nei prossimi giorni avremo diverse squadre comasche in campo, perché mercoledì si gioca il turno infrasettimanale del girone A d'eccellenza, del girone A di promozione, del girone B di prima categoria, che sono di fatto quelli che Sì. furono interessati la scorsa estate, 17 squadre Dal interessate dal ripescaggio. ripescaggi da tutto quel casino che era successo proprio a pochi giorni inizio del campionato. Gironi che interessano le comasche, perché infatti avremo in campo in eccellenza chi c'è in campo? Ferrarò, che giocherà alle Fenero 19 alle sul campo 19. Augusto 81, che è secondo in classifica, quindi sfida di Esatto, gara vertice. importante, Fenero da E seguire. altrettanto importanti nel girone di promozione le due sfide di Guazzatese e Porticchetto, che giocano entrambe in casa Esatto. contro Belfortese Sì, e Besnatese. il Porticchetto con la Besnatese e la Guanzatese con la Belfortese. Fischio d'inizio Le mercoledì alle 20:30. 20:30.
In prima B, giornata completa con solo, diciamo così, un posticipo. Posticipo il giorno dopo, quello della San Fiore. Giocano tutte le squadre mercoledì sera alle 20:30. Vedo alle 21 vabbè, la Campagnola col Ceriano. Tranne ovviamente il Tavernola che riposa. Tavernola di riposo, da seguire sicuramente. C'è, esatto, c'è Cantù Visnova al... si giocherà Cantù alle 20. È una rivincita anche del playoff della scorsa. Sì, gara molto ed importante. È anche un'occasione importante per il Cantù di magari accorciare dalle primissime. Quindi seguiteci perché mercoledì abbiamo appunto questo turno infrasettimanale per tre campionati di interesse comasco. Ma non c'è solo il turno infrasettimanale perché... tre gare importanti per tre comasche divertici nelle rispettive categorie. Tutte tre capoliste. No, Lezio non è capolista. Non è capolista. Però nella prima posizione. Nelle prime posizioni. Allora, mercoledì sera, quarti di finale di Coppa Italia di promozione, gara secca, come per tutte le altre di Coppa Lombardia. Torna di nuovo in campo la Ponte Lambrese. Ponte Lambrese che ha deciso di giocare a distanza ravvicinata il recupero di 48 ore, il recupero e la gara di Coppa. Coppa che giocherà sempre in casa, mercoledì sera alle 20:30 contro il Cinisello di Simone De Vecchi, ex calciatore del Cantù e quest'anno allenatore del Cinisello. Prima categoria invece? L'Alta Brianza giocherà a Solbiaterona contro il Fagnano. Anche questa è Coppa Lombardia, questa, però. Quarti di finale, prima gioca giovedì. Ok, esatto. La Coppa Lombardia di terza categoria invece si gioca anche questa giovedì, ma Lezio anticiperà a mercoledì, giocherà sul campo della Fiamme Oro Ferno, che è squadra che tra l'altro sta stradominando il girone di Legnano dove c'è anche la Rovellese. Quindi un altro impegno durissimo per il Lezio, no? Ricordiamo che tutte queste partite sono partite che si giocheranno sui 90 minuti in caso di parità, subito rigori. Facciamo un piccolo commento che so che Luca tu hai guardato anche le avversarie, hai dato un po' una sbirciata, hanno buone possibilità di qualificarsi a... ti dico la verità, allora, ho guardato appunto la Fiamma Oroferno perché seguendomi il campionato di terza so che hanno fatto tipo 18 vittorie e 2 pareggi, quindi è molto dura. Sicuramente il Lezio è una squadra forte perché se la può giocare. La Cinisello, se non mi sbaglio, è una medio bassa posizione di classifica, però è un po' ripresa. Sì. E poi sono lo stesso giorno in campionato, si conoscono. Esatto, sinceramente, giocando, no, dico la Ponte Lambrese, l'abbiamo detto. Però l'avranno deciso loro, mi presumo che. Sicuramente Mister Corti ha visto i cavalli in forma e ha detto giochiamo. Non saprei sinceramente dire Fagnano contro l'Alta Brianza. È un onestamente po' più enigmatica questa partita qua per l'Alta Brianza, capolista del comunque, ad esempio, magari più importante per il Lezio che per le altre due squadre che sono comunque in testa, ma la Coppa può dare anche la possibilità di un ripescaggio, quindi una squadra come il Lezio che magari non vince il campionato. Le vincenti della Coppa vanno in cima alla lista dei ripescaggi e di fatto hanno il pass per il salto di categoria. Vediamo, speriamo, facciamo in bocca al lupo alle tre nostre rappresentanti in questo turno di quarto di finale, gara secca. In seconda non ci sono comaschi in campo. Non ce ne sono, esatto, in seconda non ci sono più in eccellenza, il Mariano l'ha vinta, adesso è alla fase nazionale, tant'è che è stata rinviata, come hai detto prima, una partita di campionato perché dovrà giocare in Coppa. Non solo calcio dilettanti, perché domani, martedì, c'è un appuntamento importante perché gioca anche debutto nel torneo delle province 2018 per le rappresentative allievi giovanissimi di Como. C'è una notizia da dare. Che non si gioca durante Cacivio, ma da Piano Gentile. Abbiamo infatti alle ore 16 i giovanissimi. Alle 17:30 gli allievi. Sono giocano contro il parietà di Lecco. Praticamente il calendario è un girone a tre con le province di Como, Lecco e Sondrio. Tra due settimane, poi martedì 20 si giocherà Como contro Sondrio e altri due martedì dopo Lecco contro Sondrio, un girone che promuoverà le prime due. Esatto, quindi sia per i giovanissimi che per gli altri, il programma sarà sempre lo stesso. Assolutamente sì. Tutti i convocati li potete leggere sulla provincia di oggi, dove c'era un articolo a firma del nostro Roberto Colombo che dava i nomi dei ragazzi che sono stati selezionati. Però ricordiamo, non si gioca l'Urada, c'è stato in corso un cambio di campo perché era ancora un po' di neve. Si gioca ad Appiano Gentile. Ok, prima gara quelle giovanissime alle 16, domani martedì la seconda a seguire gli allievi alle 17:30. Facciamo solo un attimo di pausa e torniamo poi per chiudere questa puntata slim di Barlario Sport con le ultimissime sulla Lario Social K tra pochissimo.
Rieccoci in diretta, andiamo a chiudere quindi Barlario Sport di oggi, lunedì 5 marzo 2018, e parliamo della nostra Lario Social Club, il gioco sondaggio che andrà a premiare, ad eleggere, siamo un giorno appunto post-elettorali, la squadra comasca più social. Come va? Come siamo Siamo messi? giunti con le sfide che si stanno giocando oggi, saremo poi a metà della fase dei sedicesimi, perché oggi si giocano appunto Sì. le settima e l'ottava Che media. partite sono in Sono corso? in corso un derbissimo Ficino Montesolaro, che tra l'altro, da quello che ho visto, era molto molto equilibrato. Punto a punto, Un emoticon Menaggio a emoticon. e un Menaggio casnatese un po' più sbilanciato in questo momento a favore del Menaggio. Domani ci sarà la seconda parte del tabellone dei sedicesimi, che partirà con Giusta. Salustrata e Battecalcio dall'Hertel Bilezzeno, E e andrà abbiamo avanti fino a venerdì 9 marzo, quando ci saranno le ultime sfide dei dei sedicesimi. sedicesimi. Abbiamo i risultati da dire a chi ci sta Possiamo dire seguendo? quali sono i Ecco, primi accoppiamenti degli ottavi, che saranno infatti. Taverna la Cavallasca, Taverna eliminato la Virtuce Ermenate, il Cavallasca eliminato il Carimate, Itala Rovellasca, con l'Itala che ha eliminato la Vasca, la Rovellasca che ha eliminato il Lambrugo, e poi Ardita Lomazzo, con l'Ardita che ha eliminato la Bellagina e Lomazzo che ha eliminato la Valsoldese. Vorrei segnalare che ci sono state alcune sfide con veramente tantissimi voti. Il Taverna ha fatto un nuovo record con 524 voti. La Virtuce Ermenate aveva vinto probabilmente Sì, questo altro quello scontro, del ma ha Taverna è perso. stato un post gara che ha superato le 1000 interazioni, giusto? Esatto, sì, ma come il Taverna l'ha fatto 524 voti, ottimo anche i voti della Virtuce Ermenate, 487, ma è uscita perché giocava proprio contro il Taverna. E molte sfide comunque sono state equilibrate, perché proprio quella del Taverna, ma anche la vittoria del Rovellasca sul Lambrugo, quella dell'Itala sulla Vasca, quella dell'Omar sulla Valsoldese, quella dell'Ardita sulla Bellagina, sono state tutte entro un range limitato Quindi di domani voti. andiamo a comporre la prima parte di quelle che saranno i quarti e poi andremo a completare il tabellone. Quarti di finale che inizieranno quindi la Settimana settimana dopo. dopo, Poi sì. continuate a seguirci sul sito, sulla pagina Facebook, e vi terremo aggiornati col tabellone anche come quotidianamente sull'evolversi della Lario Social Cup. Per questa puntata è tutto, Luca, se non c'è più niente da aggiungere, continuate a seguirci perché appunto si torna in campo dopo questa sosta forzata e avremo già un mercoledì da leoni, col turno infrasettimanale, le E coppe poi la e un po' di settimana prossima recupero. tornerà E l'appuntamento certo, appuntamento standard. tradizionale, standard, con ospiti qui in diretta in redazione. Grazie per averci seguito e ci vediamo tra una settimana. Ciao a tutti, buona serata, buona settimana.